qualsiasi presidente di un partito di pesce cane. Moro tentò di capire perché noi 25enni, 30enni, avessimo lasciato le fabbriche e le scuole per abbracciare il mito della rivoluzione armata. Moro, dopo aver tentato di capire i comunisti, tentò di capire i brigatisti e dice Bonucci, avesse potuto, avrebbe portato anche noi al governo, perché la sua idea era inclusiva, non esclusiva. Nelle lettere di Moro c'è la storia d'Italia, ma i brigatisti che le leggono sono dei totali ignoranti. Le avessero lette Franceschini e Curcio, sarebbero campati 50 anni su quelle lettere. I brigatisti che le leggono, iniziando da Moretti, pessima qualità culturale, non capiscono che cosa sta in quelle lettere, perché Moro parla. La Gazzetta del Mezzogiorno, nei comizi di Moro del 46, diceva: la gente dai comizi di Moro va via felice, ma non ha capito di che cosa ha parlato. Ha compreso solo una cosa, che il figlio dell'operaio, del contadino, del muratore, potrà fare il professore, l'ingegnere o il medico. Perché Moro induceva a sperare in uno stato migliore nel quale il cafone del sud non si dovesse togliere la coppola rispetto al proprietario che passava. I brigatisti non capiscono che nelle lettere di Moro c'è la previsione del crollo del comunismo sovietico, che avviene dopo 10 anni. C'è la descrizione di un fenomeno, quello di Gladio, che pure Moro non conosceva nei dettagli, ma è che è rivoluzionario nel 78, tant'è che è molto nervoso. Nella lettera di Moro sta la storia dei finanziamenti illeciti della DC, del PC, del PSI, del PSI, del PSD, del PMI e del PMI. Finanziamenti illeciti poi risolti con la legge. I brigatisti intelligenti lì ma avrebbero fatto un manicomio, nessuno ne parla. Cioè i brigatisti del secondo mondo hanno queste carte e dopo aver detto diremo al popolo tutte le malefatte dello Stato multiimperialista, racconteremo tutto, il processo sarà reso noto, non dico più niente. E non dico più niente. Perché i finanziamenti CIA e KGB alla DC e al PC, detti nel 78, o Gladio detta nel 78, fa saltare lo Stato. Tenete presente che la NATO, l'Europa, tenete presente che Andreotti, qualche giorno dopo via Montenegoso 2, avendo saputo e capito che sta Gladio dentro, ma lui lo sapeva dal 78, va al Senato e senza che il suo partito, la DC, ma manco anche senza che il partito di opposizione, il PC, che non aveva capito, manco lui, tranne una persona, va e pubblicizza Gladio facendo una grandissima operazione di depistaggio, perché parla di Gladio 1, cioè la Gladio ufficiale, la Gladio nobile, la Gladio nella quale stavano i partigiani della brigata Garibaldi nel Friuli, che avevano accettato di entrare lì perché sapevano anche loro che il nemico veniva dall'est e che quindi all'insegna dell'identità italiana erano uomini grandi. Andreotti non parla della Gladio 2 e della Gladio 3, la Gladio degli omicidi interni ed esterni, tant'è che il numero, come dice il libro, si riduce a 624, 26, 22, cioè una cosa infima rispetto alla quantità, che porta a dire un Presidente della Repubblica da rivalutare, Giorgio
Giovanni Leone, nel dibattito del Senato, dove Andreotti parla di Gladio, dice, e io, il termine suo, quindi me lo consentirete, anche perché diciamo il primato come l'ha detto Franceschini, dice io ero, era stato presidente fino al 78, stiamo parlando del 90, Giovanni Leone dice io ero il solito presidente della Repubblica di merda che non sapeva nulla di tutto questo. Perché la Gladio della quale parla Andreotti e la Gladio della quale Andreotti non parla è un fatto limitato a pochissimi, pochissimi. E quindi questo ci lascia intendere che c'è, io a me non piace chiamarlo anello, ma c'è qualcosa non ben identificata nella nostra storia della Repubblica che va dagli anni 50 agli anni 80-90 che supera le istituzioni di tutti i tipi e che agisce indipendentemente dalle istituzioni. In tutto questo, illusi come me, convinti nel 78 quando avevo 20 anni di avere in tasca la tessera che moralmente contasse di più, che era la tessera dello scudo bruciato, riconoscendo io a quelli che c'avevano la tessera della faccia del martello di avere la stessa idea mia, né io e né loro avevamo capito e avevamo saputo, e qualcuno ci aveva detto, che c'era una tessera più importante di quella della DC, del PC e del PSI, che era la tessera P2, che è entrata in tutta la vicenda Moro. Non so se sovrapponendosi, accompagnando le Brigate Rosse, comparandole, non lo so, è presto per poterlo dire, ma tutta la P2 sta nel caso Moro. E la guerra che si verifica a Milano, a via Montelevoso 1, è la guerra tra carabinieri buoni e carabinieri meno buoni, come li chiama il presidente della commissione P2, l'onorevole Tina Anselmi, la quale dice non ci sono state le condizioni storiche perché noi si andasse al di là. Noi abbiamo sempre, noi, quelli del partito mio, abbiamo sempre ricordato che Berlusconi